Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecroniche pendite. Quest'oggi siamo a Raw, puntata del 30 settembre 2019, e qui vediamo la boss, Sasha Banks. The following contest is scheduled for one fall. Introducing first from Boston, Massachusetts, Sasha Banks. Ah, the boss is back. E qui Sasha Banks appronta un'altra grande lottatrice della divisione femminile WWE, anche se Sasha Banks, onestamente parlando, oggettivamente parlando, è molto più importante della sua avversaria, però anche la sua avversaria comunque ha diciamo dominato per un po' il roster WWE. E qui è quello che vedremo a Hell in a Cell. Sasha Banks andrà per il titolo femminile, all'assalto del titolo femminile di Raw di Becky Lynch, quindi come dire, un grande appuntamento aspetta la boss. E qui vediamo l'avversaria di Sasha Banks, ovvero la goddess Alexa Bliss. And her opponent, she is half of the WWE Women's Tag Team Champions, Alexa Bliss. E qui vediamo Alexa Bliss, che all'epoca era una componente della coppia campione o campionessa della categoria di coppia femminile WWE assieme a Nikki Cross. Alexa Bliss, come detto, anche lei grande prestigio, una lottatrice di grande prestigio, anche lei ha avuto i suoi momenti di dominio soprattutto a SmackDown. Ma attenzione, perché qui vediamo l'ingresso di The Man, la campionessa femminile del roster di Raw. Eccola qui Becky Lynch, che vuole guardare questo incontro in primissima fila, anche per studiare ulteriormente quella che sarà la sua avversaria a Hell in a Cell, ovvero Sasha Banks. Becky Lynch e Sasha Banks assieme a Charlotte e Bayley sono le quattro Horsewomen, cioè coloro che da NXT sono passate nel main roster e hanno creato la Women's Evolution. E qui Becky Lynch preferisce accodarsi al tavolo di commento assieme a Jerry Lawler e non ricordo gli altri due chi sono. Vado subito a recuperare, perché bisogna essere precisi nelle informazioni. Poi a me piace citare il team di commento, diciamo, come dire, sono un telecronista anch'io, anche se in maniera molto molto, come dire, amatoriale. Allora, il team di commento all'epoca era formato da Jerry Lawler, Big Joseph, che era la voce principale, e Dio Madden, che non era bestemmia. L'arbitro del match è Rod Zapata. Si parte subito con Sasha Banks che colpisce Alexa Bliss con una gomitata dopo averla spinta sull'apron. E qui Sasha Banks, dopo aver messo KO temporaneamente Alexa Bliss, preferisce sfidare a parole Becky Lynch, che ovviamente non sta lì a guardare e risponde colpo su colpo, parola su parola, sfida su sfida alla sfida verbale di Sasha Banks. Le due si sfidano a distanza, una sfida verbale. E qui dopo la pausa pubblicitaria americana si ritorna con Alexa Bliss, che cerca di inchiodare Sasha Banks. E qui nel frattempo Becky Lynch è rimasta in piedi sul tavolo di commento. Fortunatamente i telecronisti, hanno i monitor e quindi possono vedere il match dai monitor. Ma se la loro visuale dipendesse dalla visuale che hanno dalla propria postazione, ovviamente non potrebbero fare la telecronaca del match, quindi non potrebbero fare il loro lavoro. Nel frattempo ho avuto un problema con il microfono, così giusto per. Nel frattempo vediamo Sasha Banks che ha tentato uno schienamento su Alexa Bliss, però c'è stato solo un conto di due da parte dell'arbitro Rod Zapata. E qui vediamo Becky Lynch che si prepara a una possibile rissa che potrebbe avvenire dopo il match, non si sa. Vediamo Becky Lynch alle spalle, grande femminilità della Lynch. Becky Lynch, Sasha Banks e Alexa Bliss sono tre bellissime donne,
ma soprattutto tre grandi lottatrici, che è una cosa assolutamente da non sottovalutare. Chi segue il wrestling da tanto tempo sa benissimo che il wrestling femminile ha vissuto dei periodi veramente pessimi, dove le donne erano inserite negli show solo come oggetto sessuale. Ma con la nascita di NXT e con un programma di valorizzazione del wrestling femminile, che è partito proprio da lì, se è arrivato poi quella che effettivamente viene denominata la Women's Evolution. E qui vediamo Alexa Bliss che va con una serie di clothesline su Sasha Banks, poi va con una doppia ginocchiata e poi uno standing moonsault, però sbaglia la misura del moonsault e quindi permette a Sasha Banks di andare con una sorta di Shining Wizard con tentativo di schienamento che arriva e porta a un solo conto di due. E guardiamo Alexa Bliss, serie di schiaffoni da parte della Gales. Sasha Banks spinge via Alexa Bliss e qui addirittura chiede pietà. E qui chiama Bayley e Sasha Banks. Che cazzo di vittoria è? Ma che cazzo di vittoria è? Ma che finale è? Ma stiamo scherzando? Se Alexa Bliss si è fatta uccellare così da Sasha Banks, la Banks ha fatto belli, belli, belli qui. Belli, ovviamente, l'amica di Sasha Banks. Ha fatto belli, belli, sta arrivando belli. La Bliss si è distratta. Sasha Banks l'ha colpita con un calcione al piede. Ha vinto così. Ha vinto così. Vediamo, vabbè. Vediamo Sasha Banks invece come affronterà Becky Lynch. E qui c'è un'anticipazione di quello che vedremo a Hell in a Cell. Ricordiamo, le due si affronteranno per il titolo femminile detenuto dall'irlandese Dead Man, che sembra avere la meglio. E qui Sasha Banks scappa via. Mamma mia. Mamma mia, che brutta prestazione, che brutta figura. E qui Becky Lynch prende il microfono. You can run now because come Sunday, you're not leaving that cell until I'm done with you. Va bene, Sasha, puoi andare via, tanto domenica non potrai scappare fin quando non lo dirò io. Io non fermerò la carneficina fin quando non la vorrò. E quindi Becky Lynch ha ricordato che le due si affronteranno all'interno della gabbia dell'Hell in a Cell in un Hell in a Cell match per il titolo femminile detenuto appunto da Becky Lynch. Bene, questo è il finale di questo video. Io vi ringrazio per aver visto questo video qui su YouTube. Sono rimasto abbastanza, come dire, di merda e vabbè, quello che stiamo vedendo in sottofondo non ci interessa. Vabbè, ciao a tutti, alla prossima. Ciao, ciao.